A tutti gli amici di eximhardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare il Fera 2 HE1224, un nuovo dissipatore della Silentium PC, un brand poco conosciuto in Italia. Partiamo da una rapida analisi della confezione. Nella parte frontale troviamo un'immagine illustrativa del prodotto, il modello del dissipatore e il brand. Nel retro della confezione invece sono presenti le caratteristiche tecniche del prodotto e un'immagine illustrativa del bundle contenuto all'interno della confezione. Ai lati presenta un'ulteriore immagine illustrativa e le specifiche tecniche del dissipatore stesso, oltre che una tabella con la compatibilità dei socket sia Intel che AMD. Come possiamo vedere, sono riportati tutti gli ultimi socket sia Intel che AMD, come l'LGA 1150, 1155, 1156 per Intel e l'FM1 e FM2 per AMD. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto. Vediamo un po' cosa troviamo all'interno della confezione. Primo blister, cofanetto, secondo. Quindi eccoci qui. Sono presenti due scatole di cartone. Questa sicuramente conterrà al suo interno il bundle. Infatti, eccoci qui. Il bundle ve lo mostreremo con foto dettagliate nel corso della recensione scritta sul nostro sito. È presente inoltre la ventola da 120 mm. Molto sobria sia come colore che come forma. È presente il classico connettore a 4 pin PVM, il cavo è rivestito in treccia di tessuto colorazione nera ed eccoci qui di fronte al dissipatore contenuto all'interno di un blister plastico. Eccoci qui. Dissipatore molto leggero, praticamente è dotato di 8 head pipe in rame che percorrono il corpo lamellare. Le lamelle sono realizzate nel classico alluminio. Come abbiamo detto, le head pipe sono 8 e la base è attraversata appunto da queste per un maggiore scambio termico tra la CPU e il dissipatore. Piccola notazione, abbiamo notato che la presenza di 4 clip in metallo, quindi sicuramente avremo la possibilità di eseguire una configurazione push-pull sopra al nostro dissipatore, quindi potremo aumentare le performance. Vi anticipiamo subito che ci è stata fornita anche un'ulteriore ventola da 120 mm, quindi avremo possibilità e modo di mostrarvi come si comporta questo dissipatore, che ha un costo relativamente basso, in configurazione singola ventola che doppia ventola. Per ora è tutto, un saluto a tutto lo staff di eximhardware e vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro sito, dove troverete approfondimenti, test dettagliati e le nostre considerazioni su questo prodotto. Un saluto a tutto lo staff, ciao!